crescenti volumi di traffico nello spazio aereo libico. La nostra TechnoSky invece avrà il compito strategico di effettuare una vasta attività di indagine volta a fornire un quadro chiaro della situazione tecnologica attuale che consenta di fissare degli obiettivi di sviluppo a medio termine per migliorare tutto quello che è il concetto di manutenzione tecnica, la logistica, gli impianti, i sistemi a terra. Siamo al momento presenti con le nostre attività su 16 paesi nel mondo e molto attivi nel mercato. E quindi questa edizione di AIRET 2013 rappresenta un'occasione che non potevamo assolutamente perdere per presentare la proposta che la società mette in campo per fare concretamente sistema con tutti i diversi soggetti che operano nella filiera del trasporto aereo. ENAV mette a disposizione dei propri clienti quel know-how, quel bagaglio di esperienza tecnico-operativa che ha permesso alla società di raggiungere un livello di performance tutti in termini di safety, in termini di efficienza operativa, gestionale, di sostenibilità economica. Un livello veramente elevato, oggettivamente riconosciuto a livello europeo e internazionale. E quindi si colloca sul mercato non certo per validare il lavoro di altri, questo lo dico con fermezza, ma per produrre un valore aggiunto per il sistema, ripeto, e non voglio abusare di questo termine, ma è importante, quindi evidentemente per i clienti. La gamma dei servizi e prodotti che siamo in grado di fornire è molto ampia ed ogni attività del nostro catalogo commerciale è modulabile e customizzabile in relazione alle necessità specifiche del singolo cliente, che si tratti di un grande aeroporto o di uno scalo in via di sviluppo, che si tratti di una compagnia aerea, di un'amministrazione locale. È difficile nel dettaglio sintetizzare tutto quello che siamo in grado di offrire, cercherò comunque di dare almeno spanometricamente un'idea delle principali attività che siamo in grado di offrire on demand, ma anche mediante accordi quadro e convenzioni che possono prevedere l'erogazione di servizi dedicati low cost e famoso pacchetto tutto compreso. È una cosa che ci piace promuovere. Quindi entrando un pochino nel dettaglio, senza volervi annoiare con un'elencazione di prodotti, però tanto per cominciare, non può esserci attività di un operatore aereo commerciale priva di un adeguato sistema di rotte e di procedure strumentali e non può esserci un aeroporto che intenda sviluppare il proprio business senza che siano istituite le rotte che lo collegano al network nazionale e internazionale. Per supportare le necessità in questo specifico ambito, ENAV ha elaborato un catalogo di servizi e prodotti per la progettazione e l'ottimizzazione del network ATS. Possiamo realizzare ogni tipo di procedura di volo, di precisione e non, convenzionale o satellitare, valutando l'impatto delle limitazioni naturali e artificiali sulle operazioni aeronautiche, fornendo l'analisi degli ostacoli e delle compatibilità elettromagnetiche. Siamo in grado di studiare soluzioni ottimali per collegare l'aeroporto al sistema aeroviario nazionale tramite SID e STAR e la nostra capacità di erogazione del prodotto, ripeto, è assolutamente customizzabile. Possiamo limitarci alla fase di progettazione e analisi di procedure di volo o piuttosto possiamo garantire tutti i processi connessi dal controllo in volo fino alla pubblicazione della procedura stessa. Per sviluppare un business è inoltre necessario poter effettuare l'analisi costo-beneficio di quello che
di ogni investimento che si vuol fare, piani di sviluppo aeroportuale, ma anche contingenti modifiche all'infrastruttura airside, hanno la necessità di essere preventivamente valutate. Forte dell'esperienza maturata in ambito operativo nel settore della ricerca e sviluppo, utilizzando moderni tool di simulazione e di emulazione, fast time, ma anche real time, senza impatto con le attività correnti. Io direi anche con un ridottissimo effort, è in grado di modellizzare ogni ipotesi progettuale, permettendo l'analisi, la verifica, la valutazione dell'efficacia di ogni cambiamento ipotizzato o previsto. Lo sviluppo appunto di modelli analitici e le tecniche di simulazione ci possono garantire l'analisi di impatto ambientale, l'analisi della capacità ATC di una pista o del sistema aeroportuale nel suo insieme, la valutazione dei progetti infrastrutturali relativi alla pista, alle vie di rullaggio, alle aree di parcheggio, ma anche solo alla compatibilità delle opere civili o alle modifiche di gestione al suolo. Possono essere garantite ipotesi relative a modifiche gestionali relative alle procedure per il movimento al suolo degli aeromobili e dei veicoli, con un'analisi dei costi-benefici associati alle nuove implementazioni e ai cambiamenti dello scenario operativo. Tutte cose che è bene sapere prima di fare l'investimento. Relativamente alla cartografia, passo a un altro dominio. Oltre a quanto già detto per la parte procedure di volo, possiamo pubblicare e mantenere ogni tipologia di cartografia aeronautica ICAO, rilievo e pubblicazione di carte ostacoli, di tutta la cartografia aeroportuale. Siamo in grado di fornire servizi che coprono l'intero processo di gestione e pubblicazione delle informazioni aeronautiche. Nel campo dei servizi e dei prodotti per la meteorologia aeronautica possiamo realizzare progetti per l'acquisizione, l'integrazione, la disseminazione automatica delle informazioni meteorologiche, ma anche per l'installazione, la condivisione di analisi su dati storici utili a ottimizzare le esigenze dei differenti player in caso di particolari necessità, come per esempio potrebbe essere un'attivazione di procedure di bassa visibilità. La nostra moderna flotta di radiomisure, a giorni la Piaggio rilascerà il quarto aeroplano ad Enove, quindi abbiamo venduto proprio in questi giorni tutti i vecchi aeromobili. Il 21, il direttore generale di Piaggio mi ha comunicato che probabilmente il 21 e faremo un grande evento per dare evidenza anche a questo, avremo il quarto aereo nella nostra flotta, quindi qualcosa che per noi è veramente un grande orgoglio, aver rigenerato anche questo tipo di servizio. Ecco, la nostra flotta moderna di radiomisure ci permette di garantire ogni tipologia di controllo in volo dei sistemi di navigazione, di telecomunicazione, di sorveglianza, di aiuti visivi luminosi e in generale nel dominio della comunicazione, navigazione e sorveglianza possiamo fornire servizi basati su sistemi mobili. Naturalmente poi possiamo erogare tutti i servizi di progettazione dei sistemi, di gestione, di verifica, della manutenzione di tutte le infrastrutture CNS, appunto, incluso il supporto alla logistica e anche, persino al magazzino. Che dire poi della formazione? Insomma, dicevo l'altro giorno, come in qualche modo si sono rivolti a noi già la Libia, nell'occasione della riapertura degli spazi aerei libici per la riqualificazione dei loro controllori, 140 controllori sono stati formati da noi come controllori ucraini, cinesi, polacchi,
Ecco, quindi la nostra formazione che riguarda sia personale operativo, tecnico, ma anche manageriale, è in grado presso la nostra Academy di Forlì di poter erogare corsi di formazione base, avanzata, continua, per tutto il personale impiegato sì, nei servizi del traffico aereo, ma anche corsi di formazione per il personale tecnico, addetto alla conduzione e alla manutenzione dei sistemi CNS ATM, corsi di formazione manageriale o tecnico-amministrativo, nonché anche corsi di CAO di Language Proficiency Check. Nel delicato settore dello sviluppo e dell'implementazione di sistemi di gestione della qualità possiamo fornire il supporto per l'individuazione dei processi necessari per la gestione, alla raccolta e alla registrazione dei dati, nonché alla modalità di analisi, misura, monitoraggio dei processi al fine di realizzare le misure più idonee per attivare e per raggiungere i risultati pianificati. Analogamente, stessa cosa possiamo fare per i sistemi di gestione per la security. Possiamo analogamente supportare lo sviluppo dei sistemi della gestione della safety, possiamo fornire il supporto per lo sviluppo e l'implementazione di una politica, di una safety policy, fino all'implementazione delle metodologie per l'individuazione e la mitigazione dei rischi e anche a una redazione di safety manual. Quindi direi che